Bella a tutti, raga, qui Miro ed eccoci qua in questo video post partita. Post partita riguardante il quarto turno di Coppa Italia del Cagliari. La partita, ovviamente, come sapete, penso, è Chievo Cagliari finita 2-1 per noi. Allora, una partita normale, la classica partita, anzi, nemmeno più di tanto, giusto all'inizio, poi un po' si è attenuata, la classica partita che è Chievo Cagliari. Partita cominciata bene, è cominciata bene per il Cagliari subito all'attacco, infatti subito al settimo minuto con Cherry siamo riusciti a trovare il gol dell'iniziale vantaggio. Vantaggio che non è durato più di tanto, circa una decina di minuti, forse anche qualcosa di meno, perché il Chievo ha subito pareggiato. Diciamo che il settore che mi è piaciuto di meno in questa partita è stata la difesa. La difesa ha vacillato moltissimo, non tanto per Pisacane, Romagna e Pajac, poi parleremo approfonditamente di Pajac, ma per Andreoli, perché sì, ok, nel finale ha combinato qualcosina di buono, ma è veramente inguardabile. Non si può giocare con Andreoli, è un qualcosa di veramente allucinante, non si può vedere. Ma tralasciando Andreoli, un altro reparto che mi ha deluso un pochino è stato il centrocampo perché è stato abbastanza confusionario, non sono riuscito bene a capire quali fossero le intenzioni del centrocampo del Cagliari, perché Cigarini, che è il regista di questa squadra, tutti lo sappiamo, faceva tutto tranne che regista. Barella, che giocava oggi come trequartista, molte volte arretrava così, senza un valido motivo. Faceva continuamente avanti e indietro senza fare niente di eclatante, e molte volte la manovra, piuttosto che partire dal regista, partiva dalle fasce, sia dai due terzini che erano Pajac e Pisacane, molte più volte Pajac, ma più che altro dalle mezzali, non tanto da De Sena, più che da Farabò. Apriamo il capitolo Faragò. Faragò partita veramente buonissima, un Faragò che si vede che quello è il suo ruolo naturale. Si vede che Faragò è una mezzala perché oggi ha dimostrato di saper giocare veramente benissimo e abbiamo capito quanto possa essere sacrificato un giocatore del genere come terzino destro. Sono veramente Faragò mezzala e Faragò terzino destro sono proprio uno l'antitesi dell'altro. Sono proprio Dr. Jekyll e Mr. Hyde, proprio due giocatori completamente diversi. Poi aggiungiamoci che oggi Faragò era anche abbastanza ispirato perché ha fatto delle cose veramente buonissime, tra cui i due assist che hanno portato i gol. Pisacane, terzino destro, l'ho visto abbastanza bene, ci sta nel pezzo come si suol dire. E buono, buono. Continuo a preferirlo onestamente come difensore centrale, ma come terzino destro non mi è assolutamente dispiaciuto. Pajac, parliamo di Pajac. Perché? Perché non gioca? Perché, non, perché preferiscono Ligo Giannis? Perché Maran preferisce Ligo Giannis al posto di Pajac? Ha fatto una partita molto molto buona, ha fatto vedere un paio di cross, niente male, soprattutto pure la punizione, c'ha un sinistro formidabile. Ok che in fase difensiva magari non è il massimo, ma anche Ligo Giannis in fase difensiva fa cagare. E la fase offensiva Ligo Giannis, nonostante comunque spinga, non la sa fare. Quindi perché gioca Ligo Giannis al posto di Pajac? Non ha senso, non ha veramente senso. E poi un altro di cui voglio parlare bene è Cherry. Cherry e Farias, diciamo tutti e due attaccanti. Una coppia inedita che però non giocava come un attacco a due. Per come ho visto io la partita, sembrava più un attacco a 3 con un'ala mancante, l'ala sinistra. Perché Farias molte volte non andava a giocare come seconda punta, che è il ruolo che più gli si addice in un attacco a 2, ma più che altro andava a fare l'attaccante esterno, andava a giocare come ala. Non so perché, forse sarà stata una scelta tattica di Maran, non lo so. Però giocava più come ala, piuttosto che come seconda punta. Comunque una prestazione di Farias che non mi è dispiaciuta, un 6 comunque anche se striminzito, se lo porta a casa, ha creato qualche grattacapo alla difesa del Chievo, quindi 4
quello che deve fare l'ha fatto e mi ritengo abbastanza soddisfatto dalla sua prestazione, mentre per Cherry è stata veramente una grande sorpresa, perché non è il Cherry che abbiamo visto nelle partite precedenti, è un Cherry che sta più sul pezzo, è un Cherry che caratterialmente mi è piaciuto tanto perché rispetto a Pavoletti è meno statico e mi è piaciuto soprattutto la sua voglia di non ricevere per forza il pallone per poi far partire la manovra in avanti, ma più che altro di andarselo a prendere direttamente dalla difesa del Chievo, rubandolo o comunque pressando i difensori avversari. Una cosa che mi è piaciuta tanto e che spero possa far vedere di nuovo quando verrà schierato in campo. Detto questo, il video finisce qui. Prima però di salutarvi, vi ricordo che qua sotto in descrizione potete trovare il link al canale Telegram, il mio canale Telegram, dove possiamo parlare tutti insieme, beatamente. Quindi se volete unirvi, qua sotto, link in descrizione e vi unite al gruppo Telegram. Ripeto, detto questo, il video finisce qui. Fatemi sapere poi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Detto questo, noi ci becchiamo nel prossimo.